Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buona settimana, ormai siamo nella settimana di ottobre e c'è questa perturbazione oggi che attraversa l'Italia, ma abbastanza rapidamente. Le temperature sono calate, ma non particolarmente freddo. E ho trovato questo interessante articolo sul Sole 24 Ore, poi metterò il link nei commenti, che fa il punto sulle emissioni pro capite. Il punto è, dico interessante, perché guarda un po' indietro, ci guardiamo le spalle, cioè analizza quante emissioni sono state prodotte negli ultimi 60 anni da ciascuno di noi a seconda del paese di provenienza e dello stile di vita. Questo articolo spiega indirettamente bene, a mio avviso, come mai alcuni negoziati proprio sui cambiamenti climatici e sul taglio delle emissioni fanno fatica a trovare poi una sintesi, fanno fatica a far sì che tutti possano accettare le condizioni poste dall'altro. E infatti, se uno guardasse puntualmente le emissioni odierne, noterebbe come per esempio la Cina e i paesi emergenti sono quelli che hanno un'emissione globale molto più alta e anche le emissioni pro capite stanno aumentando. Credo che ognuno di noi abbia per esempio amici o conoscenti, oppure ti sta informando su come viva un cinese, un indiano, un brasiliano, un africano, e si sia accorto e si accorga giustamente di come queste popolazioni abbiano cambiato il loro stile di vita e sia sempre più simile a quello che noi definiamo occidentale. Ma basta guardarci indietro e pensare a come vivevano i nostri nonni e come viviamo noi oggi. Però se uno fa come è stato fatto da il Sole 24 Ore su elaborazione di infodata, può accorgersi come negli ultimi 60 anni un cinese abbia prodotto mediamente 179 tonnellate di CO2. Se guarda uno statunitense, questa somma è quasi 10 volte tanto, 1100 tonnellate di CO2. Ma anche uno svedese, provocatoriamente, in modo astuto comunicativamente dal punto di vista giornalistico, l'articolista ha messo il punto perché ha tirato in ballo uno svedese, chiamandolo zio ipotetico di Greta Thunberg, che avrebbe prodotto 400, oltre 400, se ricordo bene, 435 tonnellate di CO2. L'italiano si pone abbastanza nella media europea con circa 370 tonnellate di CO2. Questo fa sì che, in buona sostanza, se uno guarda alla serie storica degli ultimi 60 anni, capisce, può capire, può comprendere come mai i paesi emergenti dicano: vabbè, noi possiamo impegnarci a tagliare le emissioni, ma guardate quante emissioni avete fatto voi e pensate prima di tutto a tagliarle voi. Questo è un dibattito non nuovo, che però certamente condizionerà molto e condizionerà molto il nostro futuro. Io credo che una delle vie per uscire da questo imbarazzo sia che i paesi che hanno emesso, ma che oggi hanno sviluppato tecnologie ingegneristiche e intelligenze, le mettono a disposizione di tutti, perché tutti facciamo meno emissioni. Buona settimana, ciao!